Sì, i bambini che vedono un agnello appeso, no? Possono chiedere al genitore, alla mamma, al papà che cos'è quello. È un agnello pasquale, è un agnello che anche Cristo ha mangiato. Vicino alla croce c'è mangiate del mio pane, questo è l'agnello, macellato, è mangiato. Allora dire vicino a non dire la verità di un agnello messo in vetrina è assurdo, è controproducente. Il bambino non serve questo, serve queste cose che fanno per televisione, che spara a mogliere, che spara a figli, che spara a chi là. Ma che stiamo scherzando? Date un'immagine diversa a questi bambini, fategli capire che è stato... Il TAR ha sospeso l'ordinanza che vieta di esporre animali interi o in quarti nelle vetrine delle macellerie cittadine. Un provvedimento emanato 6 giorni fa dal Comune di Napoli per la Pasqua, quando è tradizione tenere in bella vista nei banconi anche fronte strada agnelli e capretti. Il divieto di esporre carne macellata, si legge nel ricorso dell'ICAST, incide sulla vendita che ha già subito nel tempo una grave crisi e quindi avrebbe arrecato un danno grave e irreparabile ai negozianti. Per ora quindi la Pasqua per i macellai è salva, almeno fino alla discussione in Camera di Consiglio fissata dal giudice il 24 aprile, quando si tratterà la questione in udienza. Penso che nessuno più ha teste in vetrine esposte. Quindi mi sembra più una cosa di fanatismo che una cosa di etica, una cosa del benessere degli animali. Credo che dobbiamo fare più del bene alle persone. Bisogna difendere gli animali dai maltrattamenti. Comunque sono prodotti che noi compriamo regolarmente, ci paghiamo le tasse, le spese e cerchiamo anche di vivere questa cosa. È una tradizione che avviene da sempre e i bambini comunque sanno che gli animali crescono per essere macellati, quindi loro hanno già questa sensibilità verso gli animali. Proprio una volta che vengono ammazzati, perché non devono essere esposti? Posso capire che la permanenza per un intero anno può essere un problema, diciamo, visivo, però si capisce che è legato a un momento, ma l'attenzione che dovrebbe porre il Comune è sulla questione educativa, che è totalmente assente. I cattivi esempi che si danno anche dell'assenza dell'amministrazione rispetto a certi tipi di problemi e problematiche che vengono dati. I ragazzi dovrebbero avere degli input. E qual è l'input che vediamo? Vediamo appunto la munizia diffusa, la notte che non si dorme, bottiglie di birra che, cioè voglio dire, ordinanze che non vengono manco rispettate. L'input qual è? Che diamo ai bambini, ai ragazzi e via dicendo, che possono fare tutto perché c'è l'anarchia assoluta qui a Napoli. Qui a Napoli le regole non si rispettano e vogliono imporre delle regole in occasione di Pasqua.